impieghi il suo tempo, poi vogliamo avere un po' di spazio per l'introduzione del professor Zurla e poi anche successivamente per qualche commento e per quelle le impressioni nostre. Stasera è il secondo appuntamento di questo secondo ciclo, non lo sto come dire a presentare, ripeto, questo ciclo è tutto dedicato al discorso della multiculturalità, dell'interculture, delle cosiddette seconde generazioni. Nel percorso di tre cicli in cui è suddiviso questo momento di riflessione sull'Europa, a partire dalle radici, attraversando questa riflessione sulla giovane generazione per poi arrivare ai diritti di cittadinanza, sicuramente quello più dinamico, più originale, perché ha un percorso multiforme. Siamo partiti con una presentazione, un'introduzione, un inquadramento scientifico con il professor Martelli nel mercoledì scorso. Stasera abbiamo un film, mercoledì prossimo abbiamo un incontro, una serie di interviste condotte dal giornalista Fabio Gabelli ad alcuni giovani europei. Ci sarà un confronto tra alcuni italiani e stranieri, parlerei, chiamiamoli così, di nuovi cittadini, di nuovi europei, così questo vale per tutti, senza distinzione di nazionalità, sicuramente molto interessante. Per concludersi questo secondo ciclo, fra una ventina di giorni, l'8 giugno, presso la fabbrica delle candele, per cui non saremo qui, ma saremo presso la fabbrica delle candele in piazzetta Corbizzi, perché ci sarà anche in questo caso un qualcosa ancora di diverso rispetto ai percorsi precedenti, che è una serie di eventi musicali, teatrali e riprese videofilmate di esperienze di giovani, dove ci sono giovani che recitano, giovani stranieri che recitano, che fanno musica, danza e che sono stati ripresi in quelli che sono i loro momenti quotidiani e quindi avremo questo interesse. Partiamo rapidamente, tra l'altro una delle cose così che mi piace ricordare è che questo ciclo, pur essendo nella sua interezza innovativo e rivolto soprattutto così a questa riflessione alle giovani generazioni, però ha visto tra i vari partecipanti e relatori persone importanti per quanto riguarda la competenza, la professionalità. Tra l'altro stasera abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi come introduzione al film niente meno che il preside della Facoltà di Scienze Politiche, per cui abbiamo raggiunto il top stasera, almeno per quanto riguarda il polo universitario di Forlì. Non occorre che io spenda altre parole per presentare il professor Zurla, gli passo immediatamente la parola per l'introduzione. Buonasera, intanto mi compiaccio di questa iniziativa come di tante altre che si sono fatte, si riescono a fare e spero si continueranno a fare, questo insediamento in cui, boh, così in modo molto modesto e semplice, vorrei dire, si fanno delle cose carine, insomma, no? Non necessariamente delle iniziative costose, ma anche delle iniziative alla portata, diciamo così, sia della cittadinanza che degli studenti, anche con delle ricadute di impiego intelligente del tempo libero. Questo film che io non conoscevo, ho visto per voi prima e chiedo anche scusa se non potrò fermare per la questione che sono un po' stanco, oggi non ho mangiato, ho fatto di fila 4 ore di lezione, sono un po' stanco, quindi non riuscirei a fermarmi. E nello stesso tempo penso anche che, siccome il film non è breve, l'ora, diciamo così, si farà tarda, credo che fare la discussione alla fine come si usava
ai tempi della mia generazione forse sarebbe anche un po' pesante. Questi film credo vadano anche presi un po' come una serie di sollecitazioni. A volte quando vado al cinema dico sempre più, ma ci sono tanti di quei film che hanno un impegno civile, una capacità di dare delle proposte di rilevanza, delle prospettive per vedere delle dimensioni culturali e sociali che sinceramente danno del filo da torcere anche ai nostri, a molti dei nostri studi, insomma. Questa è una storia di un ragazzo adolescente di origine albanese che arriva in Italia, evidentemente clandestino, con un padre, si suppone altrettanto clandestino, e che svolge un lavoro non regolare. Il padre fa un po' il mestiere di collocamento degli altri immigrati che arrivano in Italia, li raccoglie sulle spiagge e li porta in vari luoghi di lavoro. Ecco, mi sembra un film interessante perché dà molti spunti, non è tematico su un aspetto. Noi troviamo i problemi della famiglia, i rapporti di genere, i processi di socializzazione, come avvengono in altre culture, come possono avvenire, i problemi che ci sono, i problemi dell'identità, il problema del processo di rafforzamento dell'identità che necessariamente porta sempre a un certo tipo di rapporto problematico e dialettico con l'autorità, con il padre, con l'altra generazione. Il problema della presenza assenza di valori, il problema delle diseguaglianze sociali. Potrei dire in modo provocatorio, questo film che si svolge sul litorale laziale, direi che Ostia o Fregene, a un certo punto c'è una scritta un po' slavata e strucita che dice Fregene Club, almeno io credo di aver intravisto. Ci fa però vedere dei paesaggi, dei panorami che spesso, dei paesaggi urbani degradati, che ricordano molto spesso, diciamo così, paesaggi degradati che conosciamo, che abbiamo conosciuto in questi paesi che si sono affacciati ora, diciamo così, a una ripresa economica, a una ripresa di carattere democratico. E ci fanno, diciamo così, riflettere, perché quei panorami sono Italia, quelle persone di non grande affare, cioè questi piccoli lavoratori agricoli, questi piccoli imprenditori agricoli che accolgono la manodopera albanese, danno un'abitazione, danno loro della moneta, è lavoro irregolare. Irregolare sotto tutti i punti di vista, diciamo, per assenza di contratto, per assenza di un orario, per assenza di misure protettive, per assenza di un modello organizzativo, per assenza di qualunque misura di norma igienica nel luogo di lavoro, nel luogo di vita. Quindi è un mondo, diciamo così, dell'irregolarità, è l'irregolarità degli stranieri che si innesta, che può vivere solamente sulla base della nostra irregolarità. Ci sono diversi aspetti e spunti anche per far vedere questo film come nasce, come può nascere la delinquenza, di come possono avere luogo alcuni reati come quello dei furti, cioè l'episodio di uno scassinamento di una villa che è totalmente arredata, piena di tanti oggetti, una villa di una famiglia evidentemente ricca, in cui però si vede solamente una badante di altra etnia, che non è quella albanese, direi che è thailandese o filippina, e c'è un anziano signore a letto che forse non capisce nemmeno bene. E lì in questa, ad esempio, razzia ci sono anche alcune immagini che vi consiglio di soffermare, di fermare la vostra attenzione, di questo ragazzo rom, anche con un naso un po' pronunciato, forse non si capisce se anche con il lavoro leporino o qualcosa del genere, che vede una piscina e nonostante sia in fase di rapina non vede l'ora di togliersi tutti gli indumenti e si butta in piscina. Di questo mondo, di questo parco, diciamo così, molto curato, ricco, agiato, e lui viene da una baraccopoli
roulotte, di un attendamento, accampamento di Roma. Sostanzialmente la trama ci porta a pensare, a vedere di come un ragazzo che è nato e che è vissuto fino a una certa età in Albania, molto probabilmente in mezzo a una serie di irregolarità, di slavatura, di rottura di rapporti familiari, si immagina forse che la madre sia morta, il padre è diciamo così trasmigrato, ha trovato diciamo così una nuova compagna, cioè una sorta di menage, però diciamo così non beneficia della convivenza anche della persona che si suppone venga sposata anche in funzione dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte diciamo così del padre. Ecco, questo ragazzo una volta trovatosi in Italia, vede gli altri adolescenti, vede gli adolescenti che escono da scuola, che vanno sulla spiaggia, vede le persone della sua età che amoreggiano, ecco, e allora si fa un sogno di affrancamento, un sogno anche lui di poter stabilire un rapporto con questa ragazza. E questa ragazza sembra corrisponderlo, anche perché ci sono forse delle affinità, lei si è appartata dagli altri e quindi forse ha dei pensieri, forse non ama le stesse banalità dei suoi compagni e quindi in questo incontro, in questa simpatia potremmo dire che nasce, c'è un rapporto molto naturale, molto fresco, detto naturale apposta, finché sulla spiaggia, finché lontano dagli altri, poi nel momento in cui il rapporto, diciamo così, si può stringere, evidentemente le due origini, i due mondi, le due estrazioni sociali non possono assolutamente convivere. Ecco, qui dice nella scheda, e trovo giusto, il rapporto ha una sua freschezza finché come un soffio naturale di emozioni, di attrazioni, poi nelle loro collocazioni sociali non si possono accettare l'un l'altro o sono troppo diversi l'un l'altro. Uno dei temi più interessanti che ci tratta è quello appunto del tentare di uscire da questo mondo di illegalità, di irregolarità, di lavoro nero, di mancanza di valore, di pratiche diciamo così non corrette, non civili, e lì chiaramente il figlio non ne può più di questo mondo paterno, di questo modo di tirare avanti. C'è una parola molto importante che avevo sicoto, poi ricordato anche nella scheda. A un certo punto il figlio dice col padre: ma perché tu fai questo? Perché viviamo in questo mondo? E lui in modo un po' rassegnato dice: è il nostro destino, non possiamo far altro, noi in questa condizione, in questa contestazione io non posso far altro che fare sostanzialmente l'intermediario di lavoro irregolare per i nostri compatrioti. Evidentemente il ragazzo Samir non accetta questo, non accetta e sia nella testa e poi molto probabilmente, per me non è così chiaro, ma fa intendere il regista che forse è lui l'autore della notifica, perché alla fine arrivano i carabinieri, le persone vengono portate in carcere, la cosa che proprio sostanzialmente non accetta questo adolescente è che il padre non sia solamente intermediario di manodopera, ma in questi passaggi che facilita le di entrate illegali nel paese c'è anche delle ragazze, probabilmente delle minorenne che vengono avviate in particolare alla prostituzione, allora il ragazzo proprio questa non la può mandare giù, anche perché si suppone che sia un riproporsi di violenze anche all'interno diciamo così della propria etnia, non solamente di violenze e di sperequazioni che l'immigrato ha in un paese straniero nel quale entra in modo clandestino, non riesce a ottenere la cittadinanza, non riesce a fare diciamo così i percorsi. Quindi si immagina una sorta di affrancamento, è un processo potremmo dire verso l'inserimento ma verso la legalità, che ovviamente costa dei prezzi, perché questo porta evidentemente dei conflitti, la rottura diciamo così del rapporto con il padre. Io credo che questo film valga la pena di essere visto con attenzione, con serenità.
sensibilità, e poi possiamo ricordarci, diciamo, di queste cose. Ormai quest'opera, assieme a tante altre, fanno parte ormai della non piccola produzione che registi italiani e stranieri stanno facendo sul problema dell'immigrazione. Pensiamo anche ai film di Ken Loach, che ci ritraggono i problemi di integrazione dei soggetti che provengono dalle ex colonie britanniche, inseriti o meno all'interno del contesto britannico, oppure il film che qualche anno fa è stato molto famoso della la sposa turca, cioè i problemi del rifiuto delle nuove generazioni di queste modalità, diciamo così, troppo tradizionali, ancestrali, di assegnare un partner sulla base di ragionamenti, possiamo dire ragionamenti ovviamente tra virgolette, di convenienze varie che i genitori concepiscono per i figli, oppure come tanti altri film e anche documentari che ci hanno raccontato, ci stanno raccontando la storia dei fatti in Calabria, Rosarno, che hanno caratterizzato, diciamo così, la vita, e purtroppo anche gli avvenimenti italiani o tanti altri film che ci narrano di varie storie. Oppure che mi è piaciuto molto, che si chiama Mar Nero, che vi consiglio se avete la possibilità di andare a vedere, perché è la storia di questa badante rumena che viene inserita a forza in una casa dal figlio nei confronti, diciamo così, della madre che era appena rimasta vedova, e questa donna, questo rifiuto, diciamo, per questa giovane donna, perché sostanzialmente questa anziana signora penserebbe fosse molto più giusto che fosse lì il figlio a provvedere alle sue esigenze, e tutti e due vivono la loro solitudine, la solitudine di abbandono della donna italiana rimasta vedova, abbandonata dal figlio che lavora in un'altra città, abbandonata per modo di dire, e questa giovane donna che ha lasciato il proprio partner in patria, che non risponde più al cellulare. Lei immagina che abbia la lontananza dissolto, messo in crisi, diciamo così, il rapporto. Ecco, sono tutte queste sollecitazioni perché ci fanno capire di quanto complesso sia l'immigrazione, perché è immigrazione da una parte e immigrazione dall'altra. Questo pieno che ritroviamo qui crea, diciamo così, un vuoto che ha bisogno di altri aggiustamenti in patria, ma qui ha questo scontro, in questa villa che viene rapinata, entrano questi rom, questo albanese, depredano, eccetera, ma questo anziano signore non è badato, è nel lusso, è nell'agio, ma non c'è nessuno. Ecco, quindi questa società con tutti questi pieni e questi vuoti, questi conflitti, queste diseguaglianze, e sostanzialmente che non riesce al momento, diciamo così, a ricomporre, a mettere, diciamo, in sinergia. Però c'è questo Sainir che ogni tanto guarda fuori dal finestrino mentre fa questi tragitti, che guarda avanti, che pensa a un futuro. Io penso che un futuro ci possa essere, ci deve essere, attraverso ovviamente degli aggiustamenti della nostra società, delle nostre politiche di accoglienza, del miglioramento dei nostri servizi e anche di mantenimento, diciamo così, delle norme da parte di chi ne è più distante. Grazie. Ci aggiungiamo e ci mettiamo su.